Prego. Mister, complimenti perché la reazione c'è stata. Almeno sul campo la Casertana ha giocato sicuramente meglio dello 0-0, anzi, lo 0-0 forse vi va stretto per quello che si è visto. C'è stata, secondo lei, anche dal punto di vista fisico, perché noi abbiamo visto una squadra che correva il doppio del Foggia, quindi un ritiro che forse ha messo le idee più chiare dal punto di vista della compattezza mentale, quindi un ritiro mentale ma anche fisico, perché ho visto una Casertana correre tutti i palloni e aveva ripetuto. Sì, noi abbiamo il rammarico di aver giocato, secondo me, una buonissima partita, avremmo senza nulla togliere al Foggia che ha giocato la sua onesta gara, però avremmo meritato di vincere, penso che su questo non ci siano dubbi, però dobbiamo pensare anche che in questo momento il pareggio ci va stretto, è vero, però lo dobbiamo accettare perché veniamo da una situazione un po' complicata in cui alla prima occasione gli avversari ci fanno gol, oggi loro un'occasione ce l'hanno avuta nel primo tempo, perciò soddisfatto molto della prestazione e il dispiacere per il risultato. Il ritiro abbiamo lavorato, lo hanno fatto bene i ragazzi, ci siamo compattati, i risultati si sono visti non a livello di punti, prima ne abbiamo fatto uno, però a livello di prestazione la squadra ha giocato molto bene secondo me. Stefanino? Cosa mancherebbe a questa Casertana? Se sapessi una cosa simile allenerei in categorie superiori. È difficile da valutare. No, lo so, cioè oggi la squadra ha giocato, ha fatto benissimo la fase difensiva, rischiando niente contro una squadra che veniva da due vittorie consecutive, che aveva messo sotto il Trapani e la Fidelisandria, e noi li abbiamo limitati benissimo. E in avanti abbiamo prodotto perché le occasioni ci sono state, non siamo riusciti a fare gol, perciò oggi non posso rimproverare niente anche a livello di qualità di gioco, perché la squadra ha giocato bene, anche con grande personalità, nonostante dal punto di vista mentale è ovvio che ci possa essere qualche problema da parte nostra. Pasquale Gallo? Mister, inizialmente il primo tempo come l'avevi preparato? Diciamo, anche i due centrali andavano ad aggredire subito al centrocampo, quindi è andato benissimo. È iniziato con difesa a 4, è finito con a 3, però gli esterni forse non hanno dato quello che tu chiedevi. No, per me sia Galli che Danna, che rientrava dopo parecchio tempo, Danna, hanno fatto una buona partita. Noi sapevamo della pericolosità degli attaccanti del Fondi, Lazzari e Noreto, due giocatori forti per questa categoria, e perciò eravamo un po' più accorti, e dando spazio un po' di più ai giocatori che stazionavano sotto al Fagene. Secondo me l'abbiamo interpretato bene, anche Colli ha giocato una buona partita, era tanto che non giocava, invece è stato bravo, il portiere ha fatto una grande parata su di lui. Ripeto, sono soddisfatto molto della prestazione, dispiace anche per i tifosi che dobbiamo ringraziare perché sono stati numerosissimi, nonostante non stiamo dando così grandi soddisfazioni, però sono stati numerosissimi, perciò vanno ringraziati. Credo che oggi loro della prestazione possono essere soddisfatti, tutti quanti sappiamo che possiamo fare ancora meglio, soprattutto a livello di risultati. Ci prepariamo per la partita di sabato. Per quello che hai visto anche durante questa settimana di lavoro un po' più intenso, al di là delle migliorie che già ci sono state dal difesa fino al centrocampo, pensi che fino al prossimo mercato, quindi con questa rosa, si può cercare di realizzare qualcosa in più? Ho protestato troppo. Ma lei ha fatto segno di una unità? Sì, a me io. Il fallo che non ha fischiato sotto la sua panchina? No, secondo me il fallo su De Rosa non era da ammonizione, ma era da espulsione, però io faccio l'allenatore, lui fa l'arbitro, perciò era giusta la mia espulsione, cioè decide lui, non decido io. Sotto adrenalina poi uno esagera, io ho esagerato. E giustamente sono stato espulso. Mister, il mio collega prima ha parlato di problema casalingo. Potrebbe essere magari una vittoria sabato con la Regina, quel motivo che serve anche in proiezione futura, visto che il calendario non ammette distrazioni. Abbiamo un calendario nel mese di novembre con ben 5 partite, di cui 3 da giocare in casa. Potrebbe essere la molla psicologica per sbloccare questa squadra, al di là di chi poi andrebbe a segno, sono attaccante, un difensore, un centrocampista. Vabbè, quello è relativo. Sì, ma ho detto prima che dobbiamo cercare continuità di risultati. Adesso giochiamo in casa,
dobbiamo scrollarci di dosso questa paura di non fare il risultato quando giochiamo al Pinto. E se giochiamo come oggi abbiamo buone possibilità di vincere domenica, sabato, però dobbiamo giocare come oggi, con la stessa intensità, con la stessa qualità e con la stessa, non dico determinazione perché anche nelle altre gare i ragazzi ce l'hanno messa, però oggi avevano qualcosa in più dal punto di vista motivazionale, forse il fatto di aver visto tutta quella gente un sabato sera venire da Caserta è stata una spinta importante per noi, perché siamo nei bassi fondi della classifica e siamo seguiti così, figurarsi se riusciamo a toglierci da questa classifica difficile e cercare di dare più soddisfazioni possibili, in quanti sarebbero. Ecco, io chiedo solo quello alla squadra, di continuare sulla scia di oggi e dare continuità ai risultati, quella è l'unica soluzione per noi. Posso così?